Thank you.
stato parlare di me. Capire di Dio. E soprattutto di far conoscere il mondo, vivere e servire. Ti parlo appunto della mia convivenza con questo film. Ringrazio ancora tutti, di Verona. Ciao a tutti amici di Universo Domani, io sono Anna Arnaudo, avrei voluto tanto essere lì, ma in questo momento mi trovo in Algeria per partecipare ai giochi del Mediterraneo, quindi vi mando un caro saluto e un abbraccio. Perfetto, dopo questo breve video introduttivo, significativo, insomma, di quello che è stato fatto, possiamo iniziare questo convegno. L'associazione Uniti verso il Nuovo Domani è un'associazione, come tutti voi sapete, relativamente giovane, nata appunto qualche anno fa a Otranto, dove un gruppo di diabetici formato da ragazzi, genitori e adulti hanno intrapreso questo percorso di inclusione dei pazienti affetti da diabete e altre patologie croniche ad esso correlate. Presidente dell'associazione è Samuele Rampino, a cui farei insomma un applauso per la dedizione. A lui sono molto legata da un rapporto di parentela, di affetto, ma soprattutto ho una profonda stima nei suoi confronti, perché è praticamente da tutta una vita che non voglio usare il termine combatte, ma che con coraggio affronta la sua patologia e si attiva sempre per cercare soluzioni che possano migliorare lo stile di vita e di convivenza con questa patologia. Lo fa con amore per se stesso, ma soprattutto per gli altri. E lui ha avuto da sempre, praticamente da quando lo conosco, questo sogno. L'associazione era un suo sogno e finalmente l'ha realizzata e sono molto felice per lui, perché si dedica veramente anima e cuore a questa associazione di cui anche insomma, tutti voi fate parte e vi ringrazio per questo. Per poter dare proprio un aiuto concreto e anche offrire una corretta informazione. E da subito si è attivato a far sì che anche a Lecce fosse prescritto il Libre 2, che come penso tutti sapete è un sensore glicemico che permette un sistema di monitoraggio flash del glucosio. Ma nonostante l'associazione sia abbastanza giovane, sono tante le cose belle che sono state realizzate. Ad esempio nel settembre scorso, proprio in questa sede, è stata ospitata Michela Togo, che abbiamo appunto visto in video, campionessa diabetica di nuoto e testimonial delle associazioni per bambini diabetici. È stato un momento in cui i giovani pazienti hanno potuto vivere con i loro occhi che, anche se convivere con questa patologia comporta notevoli complessità, con impegno, con costanza, ogni difficoltà può essere affrontata e superata. Ad ottobre, insieme all'associazione Onde Glicemiche, abbiamo avuto il piacere di intervistare una modella di fama nazionale, dico abbiamo perché ho avuto il piacere di intervistarla in prima persona e di conoscere la storia e il carisma di Prisca Guglielmetti, diabetica con una classe e una semplicità che ha fatto di lei una modella di successo, che si è fatta portavoce di una campagna dal titolo Noi non nascondiamo il diabete. E ci ha raccontato proprio tutte le problematiche che incontra una persona diabetica nel mondo della moda e come affrontarle. In occasione poi della giornata mondiale del diabete, la nostra associazione ha fatto illuminare ben 10 città nel sud Italia. Una nota dolente è arrivata poi il 17 novembre, quando è venuto a mancare un grande pilastro della nostra associazione, che è Antonio Pagliara, alto dirigente delle Ferrovie dello Stato, padre della classe arbitrale delle spese, che ha costituito la nostra associazione e ci ha guidato e ci guida ancora nei nostri progetti. A lui rivolgerei insomma un applauso. A dicembre, in collaborazione con il più presente dottore Daniele Pantaleo, siamo stati poi presenti con un folto gruppo di social convegno organizzato dalla Roche su tematiche come la terapia insulinica nel periodo Covid, l'autocontrollo strutturato nel periodo Covid, ipoglicemia e regolo del 15, argomenti che nel periodo storico attuale hanno portato un'alta formazione a tutti i presenti. A livello social, poi, l'associazione ha ospitato in diretta due grandi atleti italiani, l'atleta mezzocampista Anna Arnaudo e il portiere di Serie A di calcio A5 Fabio Malara.
Anche il loro racconto ha trasmesso ad atleti, agonisti e non la voglia di poter oltrepassare ogni limite e di raggiungere alti traguardi nonostante il diabete. Come abbiamo visto poi sempre in video, l'associazione si occupa anche di altre patologie croniche, come la sindrome di Wolfram che ha colpito in età evolutiva Matteo Perrone. Matteo ci ha raccontato la sua storia nel libro Vivere e sorridere, la mia sindrome di Wolfram, e a lui va un grosso abbraccio e un saluto per averci raccontato la sua rinascita in occasione della giornata mondiale delle malattie rare. Il 24 aprile con i Lions di Mesagne ringraziamo il neoeletto presidente, il dottor Miro De Vincenti, è stata fatta poi la prima iniziativa di screening sul diabete. Le percentuali abbiamo visto non essere molto confortanti, in quanto il 14% dei cittadini esaminati sono risultati diabetici, il 35% con glicemia da attenzionare e il restante 51% con ottimi valori. Questi però sono campanelli di allarme, infatti da qui è nata l'intenzione di attivare sul territorio tutte iniziative in ottica di prevenzione. Oggi parleremo anche di questo, dell'importanza della prevenzione, soprattutto nel tema del diabete. Non esiste ancora una cura definitiva, ma esistono ottime terapie. E anche se il diabete è un qualcosa che arriva nella vita di una persona senza chiedere il permesso, si può però provare a gestirlo nel migliore dei modi associando la prevenzione alla corretta informazione, ed è proprio questo il fulcro del nostro incontro di oggi. L'obiettivo di questo weekend è quello di far emergere l'importanza della tecnologia nei pazienti diabetici e nella prevenzione delle complicanze future. Questo periodo storico ci ha insegnato l'importanza della prevenzione ed è importante prevenire con la tecnologia e lavorare sulla serenità del paziente diabetico. Quindi ringrazio tutti i presenti qui oggi e coloro che daranno un contributo importante in questa giornata. Darei la parola a Samuele per i saluti e insomma iniziare il convegno di oggi. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie per essere venuti, grazie per essere presenti. È bello vedere tanti amici, tante persone nuove, possiamo dire, sul nostro ambiente. La scaletta la stiamo un po' modificando, perché comunque c'è qualche piccola interruzione. Però quello che mi piace di questo incontro è che ho visto già questi ragazzi che si sono confrontati, che si sono rincontrati, e soprattutto storie, parlavo anche prima con la dottoressa, che stiamo proponendo delle nuove soluzioni. Abbiamo parlato di una cosa poco fa con la dottoressa, del confronto e soprattutto della collaborazione. Noi abbiamo rivoluzionato proprio questo metodo di pensare, l'associazionismo. Noi parliamo proprio di squadra, gruppo di ragazzi, di altre persone che si uniscono. Noi siamo fino a tardi da stare a programmare, a valutare, a trovare le soluzioni per noi e anche per voi, perché io ho sempre detto a tutti i ragazzi che sono qui presenti che il medico non lo dobbiamo prendere in giro, gli dobbiamo dire tutto, perché più informazioni gli diamo, prima ci dà la terapia, prima ci dà la soluzione. E io credo che con oggi, anche se possiamo non sembrare tantissimi, arriveranno anche specialmente le altre persone, dimostreremo come con oggi e con domani il confronto è la nostra principale terapia. Poter dare più informazioni e cambiarci le informazioni è quello che noi dobbiamo, non dobbiamo vergognarci, è il nostro punto di forza. Attualmente noi siamo, dottoressa, la seconda associazione più seguita d'Italia, proprio per questo, perché abbiamo dato sempre quelle informazioni, abbiamo fatto quell'inclusione, abbiamo coinvolto i diversi aspetti, sia dei pazienti, degli amici e dei parenti, che sono le figure da attenzionare. E quello che ci piace fare è coinvolgere anche le amministrazioni, perché proprio loro sono quelle che ci possono dare quegli aspetti, quelle informazioni maggiori per trovare a noi le soluzioni. Noi siamo pazienti di potenza, non siamo né medici né siamo infermieri, non dobbiamo sempre lamentarci, dobbiamo cercare di costruire e di dare una mano e di collaborare con tutte le figure che ci assecondano, che ci attraggono e che ci tutelano soprattutto. Questo è molto molto importante. Io, dottoressa, vi ringrazio per essere venuta, perché ho voluto
invitare tutti quanti. E lei, nonostante questa giornata calda, è venuta a venire qui con noi. E, oltre il nostro applauso, le faccio un invito a farci il salto. Io sono Cinzia, sono una delle ultime nomine come direttore di assistenza di Maglia, quindi vengo anche in rappresentanza della direzione generale, ma essendo di Maglia, cioè lavorando a Maglia, non sono di Maglia, praticamente l'assistenza per me è sempre presente. Ma sono contenta e ringrazio Samuele perché mi fa conoscere una realtà che nel mio ufficio poco vedo, nel senso che i pazienti sono abituati e siamo stati formati per dare delle risposte a determinati bisogni. Però cosa succede adesso? Che molto spesso i pazienti vengono già con una loro pretesa, dico io tra virgolette, perché c'è il dottor Gold, che io chiamo Gold, il dottore, perché hanno letto e ha scritto che mi dico piano. Assolutamente. Adesso non so. Non mi senti? Ah, ok. Adesso. Ah, scusa. Non sono abituata. Sono nuova. Quindi dicevo, molto spesso quando accolgo le istanze di soggetti che vengono con un problema, perché non è che vengono di tutti, vengono perché hanno un problema. E molto spesso quello che mi dicono, ma io ho il letto. No, la prima cosa, ma io ho il letto. Fatto bene, hai letto. Però che cosa poi vai a leggere e che cosa poi si può applicare, discutiamo. La bellezza di questa associazione, come diceva prima Samuele, è che non si è messa di fronte alla mia scrivania virtuale, no? Voglio dire, io sono presidente dell'associazione, noi pazienti abbiamo bisogno di questo. Io, come dice Samuele, e mi piace, ci dobbiamo mettere una a fianco all'altro, anche perché la politica sanitaria dice che siamo passati in mano in tante fasi tra il paziente al centro delle cure, quindi il paziente al centro, e intorno gira il medico di base, l'infermiere dell'ABI, lo specialista ambulatoriale, lo specialista ospedaliero, il reparto ospedaliero, tutto intorno al paziente. Questa mentalità è come se il paziente lo mettiamo a subire ciò che è la nostra organizzazione. Adesso invece no, il paziente sta nel centro insieme a noi, al centro non ci deve stare niente, al centro c'è soltanto la condivisione di quale percorso, infatti sono i percorsi individualizzati di cui adesso e non di percorsi generalizzati. Non il paziente è un ente, un'entità, una personalità. A cui va bene forse la maggior parte dei farmaci, ma probabilmente no. Quindi noi struttura, lo specialista ospedaliero territoriale insieme al paziente, decidiamo insieme qual è la cosa, qual è la risposta a quel bisogno, qual è il miglior percorso per ottenere una risposta qualitativamente migliore. Non è soltanto facciamo l'emocromo, ti faccio la glicemia e ti dico già, faccio il diabetico, no. C'è tutto un percorso che con il dottor Pantaleoni condividiamo sempre, e tutto il percorso di conoscersi anche a vicenda, di condividere le informazioni che voi pazienti ci date e di decidere insieme se va bene quello che il gold standard prevede o se dobbiamo effettivamente aggiustarlo. Quindi, come dico sempre, la mia scrivania è sempre piena di tasse, ma è sempre con la porta di fronte aperta. Quindi qualsiasi bisogno, tramite Samuele o anche singolarmente, io sono sempre disponibile e sempre aperta. Hanno il cellulare mio, che poi trovate anche sul dottor Google, lo trovate nel cellulare, però lo riferisco sempre. Però se avete bisogno, disponete. Grazie per l'invito. Grazie dottoressa per il suo prezioso intervento e darei la parola al dottor Daniele Pantaneo, endocrinologo presso il CCA di Nardò della ASL di Lecce. Grazie.
Grazie, ben rivisti, buonasera a tutti. È sempre un piacere stare qui con voi perché lo sapete, io sono sempre dalla parte di chi soffre, di chi ha bisogno, di chi ha tante problematiche e tante domande da fare a cui dare una risposta, perché questo è lo scopo di un medico nei confronti del paziente. La mia presentazione era stata improntata e indirizzata ai politici che ancora devono arrivare proprio per far vedere loro cosa significa il mondo diabete, perché purtroppo ancora oggi siccome il progresso e la tecnologia ha fatto parte da gigante, spesso e volentieri il diabete è rimasto alla famosa glicemia, qualche complicanza e basta. Sì, l'epidemiologia, quanto impatta nella vita socialmente, quanto è prevalente la patologia nei pazienti. Però al di là di questo, tutte le varie sfaccettature, tutti i vari piccoli mondi che ci sono nel grande mondo diabete, pochi lo conoscono. Abbiamo caricato? La tecnologia, parlando di diabete e tecnologia, chi ha il diabete di tipo 1 è molto più informato dal punto di vista tecnologico rispetto agli addetti ai lavori, a volte anche rispetto a me stesso, perché giornalmente cerco di andare a vedere cosa c'è di nuovo per poter dare quella famosa risposta ai pazienti. Quindi non scoprirò l'acqua calda nella mia presentazione, sono tutte cose che voi conoscete, però questo può dar spunto anche a fare delle domande alla fine della presentazione. Ripeto, è una presentazione improntata su chi non è molto avvezzo a questo argomento, quindi non ho da insegnare niente a voi. C'è un comando a distanza, no? Quindi devo chiedere a lei di girare. Okay. Andiamo alla presentazione, partiamo le tre quarte che le conosciamo benissimo, le due strade prima di. Questo è il cardine, no, della terapia a cui noi tanto ci teniamo, noi medici, cioè ridurre l'iperglicemia, prevenire le complicanze e migliorare la qualità di vita del paziente. Questo è un item, cioè un argomento che negli anni passati ce lo siamo proprio messo da parte, ma perché, anche perché non avevamo i mezzi, no, i mezzi opportuni per affrontare la qualità di vita del paziente. Pensiamo alle vecchie insuline, pensiamo ai microdispositori che non c'erano, pensiamo a tutta una serie di strumenti con i quali noi potevamo migliorare questo argomento, la qualità della vita del paziente. Oggi tutto questo è possibile e quindi fa parte della triade del nostro impegno nella terapia del paziente. Sappiamo bene, vabbè, questo è sempre per quel motivo che dicevo prima, giusto per dare un'infarinatura, non è addetti ai lavori, queste cose le conosciamo benissimo. L'UPSDS ha dimostrato che le complicanze del diabete sono temibili, infatti il miocardio, morte per tutte le cause, sono notizie prettamente esplicitamente mediche, ma che voi conoscete benissimo. Due terzi degli individui ancora oggi non raggiungono il target di emoglobina glicata e questa è un po' per colpa nostra. Colpa nostra tra virgolette, perché non riusciamo ad entrare totalmente nelle problematiche dei soggetti diabetici. E l'indicatore di compenso glicemico, io dico questa è preistoria, perché un tempo ci fermavamo alla glicemia e all'emoglobina glicata, ma ci perdevamo tutte queste montagne russe, l'Everest, cioè noi andavamo a vedere soltanto i profili glicemici, che poco ci dicevano e soprattutto ci mandavano fuori strada e non ci facevano conoscere il compenso glicemico del soggetto diabetico. Magari avevamo delle glicemie buone e delle glicate di 11 e ci chiedevamo perché. Poi abbiamo scoperto tutte le varie argomentazioni, vabbè, questi sono i target, sorvolo su questo, vado avanti perché sono tutte cose vecchie. E qui questa è la diapositiva che mi piace tanto, 7-8 ci può dire tanto compenso, ma non ci dice molto.
perché come questa figura a cui sono particolarmente affezionato non riusciamo a capire quante zebre ci sono qui. E quindi noi dobbiamo andare a scoprirlo, perché quel 7-8% può derivare da una glicemia che nel tempo varia in questa maniera, secondo questa curva rossa, oppure da una glicemia che ha una variabilità maggiore. Il risultato non cambia, come vedete, io sto un 8% sia nell'uno che nell'altro caso, l'emoglobina glicata sappiamo bene che è la media glicemica. Però qui si introduce un altro fattore molto importante, perché è dannosissimo per i soggetti diabetici, la variabilità glicemica. Sappiamo benissimo che passando da 300 a 80, purtroppo il nostro sistema cardiovascolare ne paga le conseguenze, perché c'è il cosiddetto stress ossidativo dei vasi sanguigni, che sottomessi a questa ampissima variabilità purtroppo ci fa dei danni. E quali sono i danni? Glicemia, infarto, ictus, sempre i famosi danni. Ed erano danni, sono danni che un tempo pensavamo che erano dovuti soltanto a quell'otto, ma poi abbiamo scoperto, grazie anche alla tecnologia che mi va a individuare questo argomento, questa variabile, appunto la instabilità glicemica, la variabilità glicemica, e finalmente noi adesso parliamo, oltre che di glicemia e di glicata, di variabilità glicemica, non solo, ma anche del tempo di esposizione alla glicemia, alta, bassa oppure normale, lo vediamo dopo. Quindi come si valuta il controllo glicemico? Con l'emoglobina glicata, con l'autocontrollo classico arcaico per alcuni e con i vari dispositivi che noi abbiamo, il CGM e l'FGM. E quindi il monitoraggio in continuo del glucosio. Perché siamo qui noi oggi? Le tecnologie offrono nuove opportunità di cura e contribuiscono a migliorare la qualità, quel famoso argomento, la qualità della vita delle persone con diabete. Oggi siamo qui per capire come ci consentono di raggiungere questi risultati e questi obiettivi. Io riporto qua sempre il racconto di Martina con la scoperta del monitoraggio continuo, no? Martina che si faceva 8-10 punture al giorno, o comunque almeno 4, nel momento in cui ha scoperto il monitoraggio continuo e non doveva più farsi 4 puntine al giorno, era magnifico. Calibrare ogni 12 ore non la entusiasmava, e comunque utilizzare il proprio cellulare per andare a vedere quanto sta di glicemia durante la giornata è tutto un altro mondo. E quindi è facile capire il perché delle glicemie. Dicevamo perché siamo qui, lo faremo focalizzandoci su tre aspetti, gli aspetti scientifici, da cosa è composto e come funziona un sistema di monitoraggio in continuo, aspetti tecnici, sorvolerò molto perché sono cose abbastanza tecniche e forse anche noiose, aspetti tecnici come si usa e cosa offre, dati puntuali, statistiche e allarmi, e gli aspetti pratici, quali comportamenti aiutano a ottenere il massimo dei benefici. Una premessa sul monitoraggio. Da cosa è composto il CGM, su cosa si basano i sistemi CGM e quante tipologie di sensori ci sono. Da cosa è composto? Fondamentalmente è composto da tre oggetti, dal sensore, dal trasmettitore e dal lettore. Il sensore chiaramente per misurare il glucosio, poi questa lettura deve essere trasmessa, e quindi c'è un trasmettitore per ricevere le informazioni, e da un lettore per poter poi visualizzare proprio visivamente il risultato della glicemia. Su cosa si basano? E qui è importante, noi sappiamo bene che la glicemia classica nell'autocontrollo con lo strumento classico andava a pescare, no? il dato dalla torrente sanguigna, quindi dal capillare, dal vaso sanguigno, e questa era una glicemia diretta. Invece con l'avvento dei sensori sappiamo bene che il sensore va a pescare nel liquido interstiziale, e quindi il principio alla base di sistema è la misurazione del glucosio in questo liquido interstiziale del sottocute ottenuta grazie a questo sensore. Quindi qual è la differenza? Che posso avere uno scarto di valore glicemico tra la glicemia capillare e la glicemia interstiziale. Poi grazie alla tecnologia ci sono degli algoritmi correttivi che mi avvicina quanto più possibile il dato del valore glicemico interstiziale al dato del valore sanguigno. Quante tipologie di sensori? Esistono due differenti tipologie di sensori, il trasmettitore serotto e il sensore è quello classico che tutti quanti noi utilizziamo la maggior parte, ma c'è anche il sensore che può essere impiantabile sotto cutere,
che l'efficienza sotto Cuda rimane lì per un certo periodo di tempo, 6 mesi, andremo anche a 12 mesi, però il principio è sempre il sensore, il trasmettitore e il lettore. I primi durano meno rispetto ai secondi, quindi vanno dai 7 ai 14 giorni a seconda del modello, mentre quelli impiantabili possono arrivare, come dicevo prima, 6 mesi ma anche a 12 mesi. Il CGM, c'è la differenza tra CGM ed FGM. Il CGM che cos'è? Continuous Glucose Monitoring, è un sistema per la rilevazione dei livelli di glucosa nel sangue interstiziale. Abbiamo visto i componenti, è retrospettivo, alter life, che significa che io posso andare indietro nel tempo a vedere cosa mi è successo stamattina, ieri sera, ieri mattina. Quindi alter life è come un alter, perché anche mi registra tutti gli eventi dai quali io posso estrapolare i risultati per capire dove sono, come sono stato ieri e come sono stato nel recente passato. E poi c'è il real time, il paziente può leggere anche i dati rilevati, quindi non solo quelli retrospettivi, ma anche quelli di adesso, ovviamente, perché poi... Ok. Poi c'è il CGM impiantabile, come abbiamo visto prima a grandi linee, è un sensore molto piccolo che viene impiantato tramite un'incisione chirurgica nel sottocute. Qua dice 90 giorni, ma è molto di più, come vi ho detto prima, e può dare degli allarmi tramite vibrazione sul corpo. Non c'è nessun ricevitore aggiuntivo, ma direttamente manda il segnale al lettore, che in questo caso è rappresentato dal nostro cellulare, che tramite un'app dialoga. L'incisione è minima, si tratta di 4-5 dunque sono 2-3 cm di incisione, che si può coprire tranquillamente nei giorni iniziali con un cerotto, ma poi si cicatrizza e rimane lì in situ. Come si usa e cosa offre? I primi tre passi fondamentali, i dati puntuali e le statistiche. I primi tre passi fondamentali quali sono? Quando un paziente decide di avvicinarsi a questo tipo di tecnologia. Creare un profilo utente per scaricare, archiviare e condividere i propri dati con il diabetologo, fare il setting dei dati, cioè impostare insieme al diabetologo alcuni valori, cioè decidere dove, su quali valori viaggiare durante tutta la giornata, quindi dargli un intervallo di minimo e di massimo valore glicemico e quindi settarlo a seconda del paziente che abbiamo avanti, perché ci sono quei pazienti che devono stare tra 80 e 140, ma ci sono quei pazienti che possono permettersi fino a 160 e 170, soprattutto quelli fragili con complicanze eccetera. Quindi si può settare a seconda del paziente che noi abbiamo davanti e utilizzare continuativamente il sistema GM in modo che possa raccogliere ed elaborare informazioni per aiutare nella gestione glicemica. Ora, questo è un punto fondamentale. Che significa questo? Se io mi devo mettere un sensore a monitoraggio continuo glicemico e lo devo usare 5, 6, 10 volte, è inutile avere il sensore, perché il sensore lo metto proprio per andare a studiare quella variabilità, quella instabilità, in maniera tale da poter intervenire e correggere nei vari momenti della giornata. Per far questo io mi devo misurare col sensore almeno quelle 15-20 volte. E in effetti ci sono degli studi clinici che hanno dimostrato che quanto più viene usato il sensore, più migliora l'emoglobina glicata nel tempo. Solo perché induce il paziente a intervenire e a correggere quando va a scorgere o comunque a prevenire le ipo e le iperglicemie, in maniera tale da rimanere sempre in quell'intervallo lì. Quindi il sensore va dato a chi effettivamente lo usa o è propenso ad usarlo quelle 15-20 volte al giorno, altrimenti è sprecato. I dati, quali dati vengono utilizzati? Come vedete qui non abbiamo solo la glicemia, abbiamo il valore della glicemia sicuramente, ma poi oltre a quello ci sono tanti grafici che ci dicono tante altre notizie. La freccia in su, la freccia in giù, la freccia obliqua, la freccia orizzontale. Che mi dice la freccia? Dove sto andando? La freccia di tendenza, il trend, dove sto andando? Una freccia orizzontale sarebbe l'ideale per tutti, perché in attenzione siamo in una fase stabile, non ti preoccupare, non devi intervenire in nessuna maniera. Indica come cambierà il glucosio nel momento di successo. Poi ci sono altre figure nel grafico. Si dice, per esempio, la goccia, alcuni sensori richiedono di inserire una glicemia di calibrazione. Si avverte perché il sistema
alcuni hanno bisogno di calibrare, che significa di confrontare quella glicemia con la glicemia classica, e quindi ti dà il comando di andare a calibrare con una glicemia classica. E poi chiaramente ti dà la curva dell'andamento glicemico nelle 24 ore. Ok? Che rappresenta l'andamento glicemico di un certo periodo di tempo. L'importanza delle frecce di tendenza. Le frecce di tendenza indicano direzione e velocità del glucosio nei minuti successivi. Saper leggere questo valore di tempo insieme alla freccia di tendenza aiuta a migliorare la gestione, perché sappiamo bene, e voi lo sapete benissimo, quando la freccia è verticale, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare quando la freccia è verticale? Verticale. Dobbiamo erogare per chi sta il microinfusore, oppure, dottoressa, che dobbiamo fare? Dobbiamo fare il filino. Cioè, dobbiamo intervenire, dobbiamo correggere, se ti preavvisa, attenzione, se non fai questo, continui ad andare su. E questa è una grande cosa, cioè, voglio dire, una volta trovavo 2,50, che faccio con 2,50? È un 2,50 che sta venendo da 400, da 300, da 2,50 e quindi sto scendendo, non devo fare niente? O il 2,50 che sta venendo da 80, da 150, da 200, no? A questo serve questa freccia. E questo ce lo dice graficamente. Un 109 può venire da una glicemia stabile, può venire da una glicemia che sale, da una glicemia che scende in precedenza, oppure da una glicemia che sale rapidissimamente o che scende rapidissimamente. Prendiamo questo esempio, 109 con la freccia verso il basso, significa che la glicemia sta scendendo rapidissimamente, la lettura è 109, ma la freccia mi indica che da qui a breve io andrò in ipoglicemia, e questo è sicuro. Quindi nel giro di 20-30 minuti il glucosio potrebbe arrivare a 80-60. Saper leggere questo dato mi fa intervenire e prevenire l'ipoglicemia, che è un evento spiacevole, e lo sappiamo, ma pericoloso anche a volte ai fini della vita. Immaginiamo che stiamo guidando, mentre guido, perché uno è commesso viaggiatore, no? E sta 12 ore sullo sterzo, e con una mano tiene lo sterzo, con l'altro vuol vedere la glicemia 109 verso il basso, si accosta un attimo, dice, vabbè, mangio qualcosina, e non va, e non si trasforma in terrorista e insiste che va a finire sulla folla. Ok? Questo è il significato, questa è la bontà di queste tecnologie. Gli allarmi, un ulteriore elemento di sicurezza: non sempre c'è tempo per aggiustare al meglio la terapia. A volte la glicemia sale o scende molto rapidamente fino ad arrivare a livelli rischiosi per la salute. Il sistema CGM può emettere degli avvisi uditivi. Quindi, se io sono impegnato e non passo questo benedetto lettore, e la glicemia ha quella caratteristica verso il basso, o la notte, o i bambini, dove stanno i bambini? Dove sono andati? O i bambini e le mamme, no? Le mamme, prima, con i sensori che non avevano gli allarmi. Ogni ora, sveglia, vado a vedere la glicemia di mio figlio. Ogni ora vado a vedere le nostre mamme. Non si vive più così. Esattamente. Quindi un sensore che dà l'allarme sonoro, attenzione, sta per andare giù, cambia la qualità di vita di tutti, ok? E quindi sono stati messi a disposizione dei sensori con gli allarmi. Poi ci sono le statistiche, perché poi non solo è retrospettivo nei 2-3 giorni, ma ti dice addirittura negli ultimi 2-3 mesi, ti predice quanto uscirà l'emoglobina glicata a seconda di quei valori. E quindi fa tutta una serie di esame statistico per dirti, scusate, per darti ulteriormente altre notizie. Dicevamo prima, ragionavamo con glicemia, emoglobina glicata e glicemia prepandiale e postprandiale. Iniziano a comparire questi nuovi parametri, il TIR, che non è un camion ovviamente, ma il time in range. Okay? Il time in range mi dice, che è la fascia verde, quanto tempo sta Antonio Rossi in euglicemia, con la glicemia normale, in una giornata, ed è il time in range, questo verde, ok? Poi ci sono gli altri parametri che andiamo a vedere,
e un indice di compenso glicemico ben correlato con il valore dell'emoglobina glicosidrata. Il colore con cui viene indicato il time in range è il verde. Anche col time in range abbiamo dei valori di riferimento secondo le linee guida. Cioè, che cosa ci dicono le linee guida? Adesso con i sensori il paziente con diabete deve avere una percentuale di time in range, cioè quanto tempo deve stare in quei valori, almeno il 70%. Okay? Quindi se noi siamo entro almeno 70%, 80%, 90%, significa che la nostra patologia è ben controllata. In questo esempio diceva il time range è il 46%, che è una cosa, insomma, il 46% significa che mi faccio molte iperglicemie, ma anche ipoglicemie. Il time di low range, cioè al di sotto del range, è un altro intervallo di tempo che mi dice quanto tempo sto in ipoglicemia, quante ipoglicemie mi faccio, la faccia rossa. E quello pure è un dato importante, perché l'ipoglicemia sappiamo che è pericolosissima, ti dà delle complicanze a livello nervoso centrale e comunque come qualità di vita è la peggiore. Quindi time in range, time di low range e ovviamente il time al di sopra del range, che è la fascia gialla rossa. Come dicevo prima, questi sono parametri in cui le nostre società scientifiche ci dicono che il time in range deve stare entro il 70%, almeno al 70%, il time al di sopra del range, quindi al di sopra del 180 in questo caso per questo paziente, e quell'altro intervallo di time below range devono stare effettivamente tra il 5 e il 25 e tra il 4 e l'1. Cioè questo soggetto deve fare pochissime ipoglicemie e qualche iperglicemia. L'importante è che sia almeno al 70%. A quali risultati si può arrivare? Grazie alle feste di tendenza, gli avvisi e gli allarmi, il sistema di monitoraggio in continuo è un grande alleato per riuscire a aumentare il tempo passato in range, quindi questo qui con la nuova tecnologia io me lo aumento e posso stare nelle 24 ore molto più spesso nei limiti decisi rispetto ai vecchi glucometri. Poi c'è quest'altra caratteristica, quest'altro parametro, la GP record, questo serve di più ai medici. Che cos'è la GP record? È l'ambulatory glucose profile report. È un modello standard che riassume tutte le informazioni salienti riguardanti il periodo preso in considerazione. Che succede? Quando il paziente mi viene in ambulatorio, io faccio lo scarico dati e mi arriva questa schermata qui. In questa schermata c'è morte e vita in miracoli del paziente. Cioè io in un batter d'occhio capisco chi ho davanti e come devo intervenire. Significa risparmio di tempo, decisione giusta, precisa. Io so dove devo andare a dire, qui. Devo eliminare queste ipoglicemie e devo eliminare queste iperglicemie. Cosa impensabile, io non potevo farlo questo 10 anni fa. Okay? Quindi, utile per il paziente ma utilissimo anche per chi ci cura, per i medici. Vabbè, aggrega un grande gruppo di nozioni. Poi ci sono le sostanze che possono influenzare in alcuni casi le letture dei dati. Ogni sistema CGM, siccome va a pescare nel liquido interstiziale, è chiaro che il liquido interstiziale può essere falsato da un eventuale farmaco che il soggetto prende. Per esempio, gli interferenti più diffusi sono paracetamolo, lo conosciamo tutti, no? La tachipirina, l'acido ascorbico, la vitamina C, l'aspirina, l'idrocloria, tetracipina, questi vabbè chiaramente sono degli antibiotici che vengono utilizzati un po' di meno, però il paracetamolo e l'aspirina vengono utilizzati tantissimo. Quindi questi sono farmaci che possono interferire con i sensori. E chi di noi non ha mai detto che prende la tachipirina oppure un mal d'occhio oppure no? Olio di oliva. Quindi olio di rosmarino. Okay. Ottimo. I rimedi della nonna. Alcuni sono efficaci. Come ottimizzare l'utilizzo di un sistema CGM? I comportamenti virtuosi, la raccomandazione degli esperti è come scegliere un sistema. I comportamenti virtuosi, quali sono quei comportamenti virtuosi? Sono quei comportamenti che consentono di ottenere il massimo beneficio dall'uso del monitoraggio in continuo del sensore. Scusate, ma questa mi salta avanti. Disponibilità all'impiego continuativo, più si indossa un sensore più si ottimizzano i benefici, l'abbiamo detto prima questo, ok? Quindi quanto più volte vado a vedere il valore glicemico nella giornata più riesco a intervenire e più sto in equilibrio.
la disponibilità ad effettuare l'autocontrollo glicemico. Il sistema permette di diminuire le glicemie di controllo. Ci sono sempre comunque dei momenti, cioè questo qui non scompare, attenzione, questo qui non scompare. Sistemi di calibrazione oppure dubbi di alcuni valori, per esempio l'ipoglicemia di 50 e non ho alcun sintomo. Cioè io mi meraviglio che con 50 non ho nessun sintomo, a meno che non si fa tante ipoglicemie e si è abituata alle ipoglicemie. No? E quindi in quel caso è chiaro che io vado sempre al glucometro tradizionale, va bene? Quindi quello non può fare, quindi questi sono i comportamenti di suono. Oppure quando le letture del sistema di monitoraggio sembrano inaccurate, oppure il sistema viene utilizzato per un uso non previsto, o quando è necessario determinare il dosaggio insulinico per la correzione del sistema approvato solo per uso aggiuntivo. Dobbiamo avere delle capacità di gestire lo strumento, interpretare i dati utilizzati per decidere, quindi vedere, capire e agire. Su questo siete maestri sicuramente. Le raccomandazioni degli esperti per questo tipo di tecnologia, anche le raccomandazioni del gruppo CSMD, che suggeriscono i seguenti comportamenti: disponibilità di impiego continuativo, disponibilità a effettuare l'autocontrollo glicemico, capacità di gestire lo strumento e interpretare i dati utilizzati per prendere opportune decisioni, buona compliance alla terapia e al programma di follow-up. Cioè, oltre a questo, servono anche le visite periodiche, perché tutto questo non sostituisce il medico, ahimè. Per me sarebbe un grande risultato, però purtroppo ogni tanto dal medico comunque ci dobbiamo andare, quindi non si sostituisce, e le aspettative dei medici. Vabbè, per concludere, la tecnologia attraverso il sistema per il monitoraggio glicemico può offrire molti vantaggi nella gestione del diabete, valutare insieme al proprio medico le proprie necessità. Cioè, non uno strumento, un sensore va a tutti i pazienti, cioè, ogni paziente è propenso a usarne uno, ecco perché grazie a Dio devo dire ce ne sono di diversi tipi. Quindi non tutti possono o riescono a usare lo stesso dispositivo, quindi ognuno il suo, e quindi è fenotipizzata anche questa scelta. Valutare insieme al proprio medico le proprie necessità, aspettative e i propri desideri è il metodo migliore per scegliere il sistema per il monitoraggio. C'è chi non se ne frega niente della dimensione del sensore, chi vuole un sensore quanto un centesimo, chi non lo vuole vedere proprio, e c'è quello impiantabile. Voglio dire, ci sono diverse soluzioni. Arriviamo alla rimborsabilità dei sistemi CGM, Regione Puglia. Chi è elegibile? Pazienti con diabete tipo 1, adulti in terapia multiniettiva o con microincisore. Pazienti che hanno un'ipoglicemia problematica per la vita del paziente, ricorrente o severa. Pazienti con diabete tipo 1 in età pediatrica, in multiniettiva o con sensore, età compresa tra 4 e 18 anni. E che hanno ipoglicemia ricorrente o severe, ulteriori indicazioni, soprattutto osteostatite alla implementazione della terapia. Maggiori quando deve fare almeno 10 controlli al giorno, immaginate un bambino 10 controlli al giorno, oppure chi ha l'agofobia, l'asmofobia, chi non vuole proprio sentire la puntura, oppure anche pazienti con diabete tipo 2 adulti, in terapia insulinica multiniettiva, almeno 2 somministrazioni di insulina traviale, e con queste problematiche, ipoglicemia ricorrente o severa. Chi acquista? Le aziende sanitarie locali. E chi distribuisce? Le aziende sanitarie locali. Si prescrive i centri di primo e di secondo livello indicati dalla regione, e noi sappiamo che in Salento ce ne sono quanti, Samuele? 5. Secondo livello Lecce Vitofazio, oppure il primo livello Lecce sempre Vitofazio, Nardo Casarano Poggiardo e Sicasio. E devo dire, questo è un po' un problema, perché l'accesso a questi dispositivi ancora oggi non è abbastanza allargato. E poi sempre nell'argomento tecnologia, altri dispositivi tecnologici, perché diabete e tecnologia non significa soltanto sensori, ma significa microinfusori, e adesso vediamo quant'altro. Microinfusori, vedete il primo microinfusore di che dimensioni era uno zaino che uno si doveva portare appresso per poter fare la terapia insulinica infusiva continua. E poi man mano, grazie alla tecnologia, siamo arrivati alle dimensioni proprio di una moneta di 2 euro, si può dire, di microinfusore che
sta in continua l'insulina sottocuta. Sono dei device tecnologicamente avanzati per l'erogazione di insulina che consentono, mediante una pompa, l'infusione sottocutanea dell'insulina in continuo nelle 24 ore. Quando è attiva, perché anche qui non tutti, no? Devono o possono. Molti beneficiano dalla terapia con la pompa, ma alcuni pazienti beneficiano della multiniattiva e questi sono studi che hanno dimostrato questo, perché se no daremmo questo a tutti e agli altri no. L'interesse per la terapia multiniettiva, come vedete, è cresciuta moltissimo. La Lombardia è la regione che più, un po' per numerosità di popolazione, ma un po' perché è più altamente prescrittrice come regione rispetto alle altre regioni. Vedete, la nostra Puglia sta in mezzo più o meno come potenza, come performance prescrittiva, ok? Comunque questi sistemi hanno dimostrato che non è che non servono a niente, ma hanno dimostrato una riduzione dell'emoglobina glicata di 0,3-0,6 punti percentuali rispetto alla multiniettiva. La riduzione di quei parametri a cui noi ci teniamo tanto, la variabilità glicemica, le ipoglicemie severe, il miglioramento della qualità di vita e nessuna differenza rispetto alla terapia multiniettiva in termini di peso corporeo, perché sappiamo bene che l'insulina può far aumentare il peso. E allora uno pensa, se la faccio in maniera continua, il peso forse, no? Ne trae le conseguenze. E in effetti però ci sono anche qui degli studi che hanno dimostrato che il peso corporeo non è risente nella terapia multiniettiva e l'ipoglicemia non severa è peso acidoso. Anche qui vari tipi di microinfusori, sorvolo, perché questi, quando devono essere, ci sono delle raccomandazioni, quando devono essere prescritti, in soggetti selezionati che, malgrado un regime basato al bolus ottimale, presentino uno scarso controllo glicemico oppure di ipoglicemie ricorrenti, può essere considerata l'indicazione all'uso del microinfusore che deve essere prescritto da parte di un team esperto nel suo utilizzo. Queste le varie indicazioni delle nostre società. Ci deve essere un team diabetologico che prende in carico il paziente e ne assicura l'addestramento ed educazione specifici e continui. Non solo il team, ma il paziente deve presentare delle caratteristiche che lo candidano a poter avere benefici dall'utilizzo di questo tipo di tecnologia. Il presente del presente, vi faccio vedere soltanto uno di tanti microinfusori, è l'ultimissimo, il Tandem Slim IC2. Tutta la tecnologia in un unico device. Vedete, in questo device c'è tutto compreso, è un touchscreen, batteria ricaricabile a polimeri di litio, una porta USB per lo scarico di dati e una connessione Bluetooth per dati CGM perché dialoga con il sensore. C'è tutta una serie di ritrovati tecnologici, non deve essere rinnovato quando cambia il sistema, non deve essere aggiornato. È piccolissimo, trasportabile, eccetera, eccetera, facile da ricaricare. Il contesto, a tutto questo ci deve essere però un contesto socio-sanitario che deve cambiare e sta cambiando. Il ruolo della persona con diabete è da passivo, in questo caso raccoglitore di informazioni e prescrizioni, che nel caso di prima, diventa il paziente un soggetto attivo, partecipe e consapevole del suo percorso di cura, cioè diventa un partner del medico il paziente. Quindi siamo passati da una situazione primordiale del soggetto, no? A una situazione esasperatamente tecnologica, il soggetto viene rappresentato con un codice a barre. E poi c'è la telemedicina, anche questa fa parte della tecnologia e del diabete tecnologia, telemedicina che l'abbiamo non scoperta, ci siamo ricordati di aversela durante il periodo del Covid, quando il paziente non poteva andare dal medico e quindi tramite la telemedicina abbiamo capito che a distanza qualche consiglio e qualche terapia la potevamo fare anche a distanza. Quindi erogazione, che cos'è la telemedicina? L'erogazione di cura e assistenza da parte di qualsiasi operatore sanitario con lo scambio di nozioni e informazioni utili alla diagnosi e al trattamento della prevenzione delle malattie. Una di queste patologie croniche, il diabete, è la patologia cronica principe per questo tipo di trattamento, cioè la telemedicina e il trattamento a distanza, però anche qui il personale sanitario deve essere sensibile ai bisogni culturali dei pazienti, adeguarsi allo sviluppo tecnologico, perché non è che tutti siamo, no, propensi o comunque siamo super tecnologici.
Al fine di ottenere benefici dalla tecnologia sono necessari programmi educativi volti ad aumentare l'empowerment dei pazienti e la conoscenza degli operatori. Quindi le parti devono essere educate alla tecnologia. E comunque la tecnologia CGM, FGM, microinfusori, diari glicemici elettronici, la teleassistenza, quanto siamo pronti a rendere l'innovazione uno strumento educativo? Grazie per l'attenzione. Sono stato un po' lungo, ma comunque volevo inglobare nella tecnologia diabete tutte queste nozioni. Benvenuti. Benvenuto alle autorità politiche, prego. Autorità uniche, è stato un piacere. Buonasera a tutti. Io vi sottraggo soltanto pochissimo tempo perché ci tenevo a portarvi un saluto. È un ringraziamento, devo dire, per tutto l'impegno che voi mettete su questo tema importantissimo. Quindi ci tenevamo a fare un passaggio per ringraziarvi direttamente. Ringraziare la struttura che ospita sempre ogni anno questo momento di incontro importante e quindi augurarvi una buona serata, un buon proseguimento per questo momento di confronto che avete tra di voi. Chiaramente ogni tanto un break piscina perché con le temperature di questo momento insomma rischiamo qualcosa. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie, sindaco, un piccolo presente per lei per essere venuto da parte nostra di tutta l'organizzazione. Grazie mille. Aspetta. Anche per lei dottore un ringraziamento per tutto quello che ha fatto. Grazie. Sono molti pensavo, Adesso darei la parola al dottore Mino De Vicenzi, presidente di Lions Lasagna. Grazie. Sì, salve. Buongiorno e complimenti al coraggio di stare qua. Dottore, allora, io sono Mino, sono un medico di famiglia e farò una relazione breve, vi ruberò davvero poco tempo, niente tecnicismi. Che ci faccio qua tra di voi? Ho visto che siete molto pratici, no? Io tutti i giorni lavoro col diabete, però microinfusori non ne mettiamo a nessuno. Quindi se non fosse stato Samuele a istruirmi sull'argomento, veramente da noi non ci sono pazienti che ce l'hanno. Ecco. Prego? Lavoriamo, questo è sicuro. No, certo, sì. Però vedere quanto si avanti, no? È una cosa interessante. Il mio intervento è diverso, io sono un medico di famiglia che lavoro in un supergruppo con 6.000 pazienti, quindi immaginate voi quanta patologia cronica passa, no, nel mio studio. E prima di fare medico di famiglia ero un medico palliativista per la soluzione dei tumori, quindi per 20 anni ho curato le patologie, diciamo, inguaribili, ma non incurabili ovviamente. Adesso mi trovo a fare quest'altro lavoro, patologie croniche, guaribili o comunque migliorabili molto più facilmente. Sempre pazienti che tipicamente non guariscono, come anche nel caso del diabete. Quindi siamo in guerra quotidianamente col diabete e con le complicanze, la burocrazia, perché io sono dalla parte del paziente e quindi impazzisco appresso al piano, no? Per avere i presidi, poi cambiano e poi non sono usare la macchinetta e voglio quella di prima. Ho già i terapeutici che scadono e che non tutti possono essere rinnovati da noi. Oltre ad essere un medico di famiglia sono un social lions, no? Che ci importa. Vi farò vedere invece che è una cosa interessante perché i Lions, che sono il più grande club di solidarietà al mondo, 1.400.000 soci,
ha il diabete tra le sfide mondiali, per cui moltissime risorse vengono impiegate in questo modo e noi siamo fortemente interessati e io mi interesso tanto come presidente del club di Metagne della provincia di Trieste. Queste sono inoltre due immagini dei Lions che fanno qualcosa per il diabete e grazie al fatto che sono un medico di famiglia e che mi occupo di fare queste attività in piazza, c'è il sindaco, l'ex presidente, la gente che passa e si misura la glicemia e noi facciamo ciò. Grazie, si intende. Grazie a queste cose con il dottor Samuele e siamo messi in contatto. Ed è per me una persona che mi ha aperto un mondo, perché noi alla fine siamo un gruppo di professionisti che dedichiamo un po' di ore, no, a fare questa cosa, però avere accanto i pazienti oppure i volontari di questa associazione è stata una risorsa. Quindi io e lui adesso faremo cose ancora più grosse di quelle che facevamo prima. Allora, intanto il diabete è una sfida mondiale anche per i Lions, per quale motivo? I Lions nascono in America, no? È una grossa associazione che poi si diffuse in tutto il mondo. Perché nel mondo sono oltre 422 milioni di diabeti. Tenete conto che in Africa, non nell'Asia, chi è che conta i pazienti diabetici? O la medicina rurale del Sud America? Nessuno. È un dato ampiamente per difetto. Sono 62 milioni in Europa, ma sono stati europei col 14% di popolazione positiva al diabete. In Italia siamo al 5,9%, quindi noi siamo una nazione ricca e tutto sommato attenta alle problematiche del diabete. Poiché il diabete è più frequente nelle popolazioni svantaggiate che non hanno coscienza dell'alimentazione oppure dei rischi del sovrappeso, è stato importante fare una serie di passaggi anche culturali. Noi ci lamentiamo tantissimo, no, di tutte le cose che non vanno bene, eppure nel 2021 il Parlamento italiano ha cercato di fare un cambiamento sulla storia di una legge che poi vedrete dopo. E ci siamo resi conto che c'era bisogno di linee di interventi a livello nazionale per fare dei cambiamenti. E che ci sono due progetti, due linee che devono guidare il futuro di come migliorare la terapia del diabete e questa malattia cronica in generale. L'Urban Health, no? Praticamente c'è tutta una nuova politica di guardare a come si cura la gente in un borgo oppure in una città. E cambia completamente. La qualità di cura si può avere nella città è decisamente superiore e anche la velocità con cui si può avere accesso alle cure e anche la cultura della salute, no? L'alfabetizzazione, a rendere i cittadini coscienti che c'è la possibilità di curarsi sempre migliori e si può pretendere di essere curati e non c'è bisogno di fare la visita di controllo del diabete dopo un anno e mezzo. Le strade per farle prima, no? Per esempio noi a Brindisi abbiamo risolto il problema del rinnovo piano terapeutico. Il paziente come fa a rinnovare un piano terapeutico l'anno dopo, no? Se non ci sono visite, basta scrivere la diagnosi, il rinnovo piano terapeutico, c'è un canale preferenziale. Questa cosa esiste a Brindisi e non esiste a Taranto, quindi è a macchia di leopardo. La legge 16 marzo dell'87, 87, la 115, ha creato in Italia la diabetologia. Ah, non esisteva prima il diabete lo curavano gli internisti, la medicina generale. Adesso ci sono i medici diabetologi, i servizi di diabetologia per adulti e per bambini e praticamente ogni distretto c'è il suo diabetologo. Sono pochi, si intende, a meno di niente. Prima non c'erano queste figure. E poi anche le linee guida per fare una serie di attività di prevenzione e miglioramento della qualità dell'assistenza, questo si fa quasi niente. Qua dobbiamo interagire noi ed è la nostra sfida. E quindi noi abbiamo un sogno che va per gradi, si intende. Avete visto le immagini in villa, fermiamo le persone, misuriamo la glicemia, in genere facciamo tra i 200 e i 300 controlli e becchiamo 2-3 persone con 300, se sono tanti glicemia, non sapevano nulla, oppure, ma io mi curo, prendo la metformina, cioè 200 la mattina, allora poi bisogna far capire alle persone, hai fatto colazione, non l'hai fatto, hai fatto colazione come? Col tornetto, ma tu sei diabetico, non puoi mangiare, non puoi fare un carico di zucchero, adegui con la terapia? E quindi rendere cosciente le persone. Ecco, ci costa davvero poco. Tutto il materiale o te fornisce Samuele oppure c'è un grosso centro di
di analisi che ti offre il materiale che ti serve, quindi a costo zero. Per noi e per ovviamente la popolazione. Organizzare convegni, incontri, quindi i medici Lions si prestano, come ho fatto io, ho finito più lo studio, mi sono proiettato qua, ho aperto una strada tra Gallino, non ho capito più niente. Alla fine sono arrivato. Andare nelle scuole a fare nutrizione e poi, sogno nel sogno, veramente una sfida, avere un cane molecolare. Questo che può sembrare, no, chissà che cosa, in realtà vi faccio vedere che abbiamo fatto una ricerca per vedere chi in Italia fa queste cose. Beh, i Lions di Messina fanno queste cose, noi non lo sapevamo. Perché purtroppo se non si fa a rete, uno fa le cose brindisi, in realtà non sa niente, per esempio. Allora, un cane molecolare è un cane addestrato a riconoscere la cocaina, piuttosto che l'iperglicemia o l'ipoglicemia. Attualmente sono pochissimi, e si deve fare l'assegnazione, cioè dentro un cane lo si dà un ragazzo che non ha accettato la patologia diabetica così giovane, non che vede giovanile facilmente sotto scompenso. Io ho pazienti che non vengono mai, hanno 20 anni e fatico a fargli capire, guarda che tu a 50 anni diventi impotente, tu vuoi rischiare questa cosa, magari per un maschio può essere un campanello d'allarme e collabora più facilmente. Allora la sfida qual è? Trovare un cane. Noi a Metagna abbiamo un socio che è un allevatore internazionale di pastori tedeschi. Non sono i cani migliori per queste cose, è gratis. Poi bisogna addestrarlo, costa fra i 2, i 4 e i 6 mila euro. Bisogna vedere, no, come. A quel punto la sfida sarebbe, grazie al supporto della Marina Militare, sono stato ieri dall'ammiraglio 3 ore a convincerlo, l'ammiraglio di comando di San Marco di Brindisi, la brigata San Marco, le nostre forze d'assalto, e loro ci aiuteranno, quindi noi proviamo il cane, a spese nostre lo formiamo a riconoscere l'ipo e l'iperglicemia, il cane si agita e corre se la persona a cui è stato, diciamo, assegnato sa già dove andare nello zaino, prende il sacchetto dove sono le compresse rosse per l'ipoglicemia oppure la scatoletta verde dove c'è la macchinetta per l'insulina. Il cane sa già tutto, fa un macello che fino a quando il ragazzo, no? Ma noi vorremmo andare oltre, i marinai in divisa portano nella scuola, nell'asilo, scuola elementare, scuole medie e in un liceo, il cane in giro fra i banchi, i ragazzi accarezzano il cane è all'istante in divisa, chissà chi poi per glicemia. È un sogno perché bisogna trovare un sacco di soldi per farlo, però non lo facciamo sicuro, quindi è solo una questione di tempo. I soldi li troviamo sicuro. Questi sono un po' di informazioni che abbiamo scelto nel mondo, cioè Green Dogs sono nel nord. Sono capace quello che non comunica ancora con un micro, però ci siamo arrivati, ci siamo arrivati. Allora, il sensore CGM 900 XL, come vedete, è questo qua. Ha una durata di 180 giorni, impiantabile sotto cute. Si fa una procedura ambulatoriale, ci sarà un medico che o un diabetologo certificato da noi oppure un consulente esterno che in ambulatorio, in anestesia locale, con a pochissimo tempo, in pochi minuti, vi fa in carica l'impianto. A questo sensore viene poi in pratica applicato questo trasmettitore attraverso dei cerotti. Un trasmettitore che è rimovibile, ricaricabile, che non ha bisogno di aghi per collegarsi al sensore, ma semplicemente dei cerotti che voi potete cambiare ogni giorno. E infine abbiamo il dispositivo, il lettore, che in questo caso è il vostro smartphone, dove noi scarichiamo un'app che è chiara e un'app concisa. Volevo dire una cosa in correzione, l'impianto è stato che viene fatto in ambulatorio, non per 3 cm come ho detto, ci sono 5 mm in tagliette, diciamo un'unghia. Allora, quindi in pratica il sensore piccolo cambia completamente il senso della vita con un sensore di questo tipo. Io vado avanti se non... Allora, vediamo una cosa, vediamo i CGM tradizionali. Allora, generalmente, poi dite voi, perché si abbandona un CGM? Allora, se dici innanzitutto che questi sensori vengono utilizzati, hanno un senso, se si usano almeno per l'80% del tempo. Però si è visto che durante l'anno il 25%
degli utenti abbandonano il sensore. E vediamo quali sono le cause, tu non dite voi se ti è capitato anche un evento di questo tipo. Una causa può essere la breve durata del sensore, perché ci sono sensori che durano 7, 10, 14 giorni. Altre volte non ci fidiamo del dato. Un altro motivo può essere il fatto di fare degli autoinserimenti o il fatto di perdere il sensore, perché forse a differenza dell'Eversense, cioè se il vostro sensore si stacca, lo abbiamo perso. Questi, diciamo, possono essere dei motivi che possono indurre il paziente a perdere il sensore e non utilizzare più il CGM. Quindi abbiamo la breve durata, 7, 10, 14 giorni. Un altro aspetto critico è l'onere per il paziente, perché comunque il paziente, la componente indossata non può essere rimossa, il sensore se si stacca non può essere sostituito. L'altro problema è anche le irritazioni cutanee, io non so voi se vi è capitato, però io sentendo altri ragazzi hanno avuto problemi con i cerotti, che provocava delle irritazioni cutanee, allergie, eritema. E poi anche il processo di inserimento, non ho idea, però diciamo il sensore CGM e l'Eversense sono due impianti all'anno. Quando si utilizzano dei sensori tradizionali bisogna fare degli autoinserimenti generalmente dai 26 a 56 volte all'anno, che gente comunque che non è disposto a questo. Vediamo un nuovo mondo con l'Eversense. Abbiamo parlato di CGM tradizionali che sono comunque a breve termine, l'Eversense e il CGM a lungo termine, sono 180 giorni, speriamo di arrivare all'anno, vedremo. È impiantabile, non è un prodotto trasdermico, ha un processo completamente diverso, tutti i sensori tradizionali hanno una metodica basata sugli enzimi, l'Eversense invece ha una metodica basata sulla fluorescenza e vedremo poi la differenza che c'è tra un sistema enzimatico e un sistema fluorescenza. A chi è quindi impiantabile un sistema di Eversense? Diabete tipo 1, diabete di tipo 2 insulino trattato, ma soprattutto chi ha inconsapevolezza di ipoglicemie, chi ha frequenti ipoglicemie, chi ha pazienti con ipoglicemie notturne. E vedremo il perché. Innanzitutto, ad esempio un paziente che ha ipoglicemie notturne, l'Eversense ha un vantaggio enorme. Anche senza il lettore, se mi volto in caso del cellulare, vuol dire che sempre sotto controllo H24, perché tramite il trasmettitore avete delle vibrazioni sul vostro braccio. Quindi non vi serve, diciamo, il lettore per poter vedere il dato. L'Eversense, il sensore, trasmettitore e il nostro in pratica lettore. Allora, il posizionamento del sensore dura 180 giorni, come dicevo viene fatto in maniera professionale o dal diabetologo oppure dai consulenti nostri che sono stati certificati e addestrati, la misurazione non enzimatica fluorescente e poi ha una elevata accuratezza con una margine di 9,4. Il trasmettitore che viene posizionato sopra il sensore tramite degli additivi ha degli avvisi unici con delle vibrazioni del corpo. Se il paziente ha un'ipoglicemia o comunque avverte in anticipo una ipoglicemia, il trasmettitore comincia a vibrare. Se ha un'iperglicemia, anche in questo caso il trasmettitore vibra. Può essere posizionato e rimosso senza dover sostituire il sensore. Ci sono degli adesivi dedicati sulla pelle, da sostituire ogni giorno. Sono degli adesivi a silicone, che quindi non provocano dei traumi durante lo strappo. E poi l'app mobile. L'app rileva le glicemie ogni 5 minuti, quindi in pratica durante la giornata noi abbiamo 288 rilevazioni nelle 24 ore. L'app è compatibile con i sistemi iOS e Android, nessun ricevitore separato, ma basta installare l'app sul cellulare. E poi ci sono tutta una serie di impostazioni come gli allarmi e gli avvisi predittivi. Questo è il sensore, come funziona. Il trasmettitore viene posizionato a livello del sopra il braccio, qui ci sarà il nostro pratico sensore. Il sensore che fa, ha indossato sul corpo, alimenta il sensore sottocutaneo. Il sensore poi ha un'antenna
l'antenna del sensore riceve l'energia radiofrequenza dal dispositivo trasmettitore. Questo sensore è ricoperto da un polimero che in pratica ha fluorescenza, che emette una fluorescenza in base alla presenza del glucosio. Il sensore poi invia il dato grezzo al trasmettitore, lo elabora e il trasmettitore manda tutto all'app e noi leggiamo il valore sulla nostra app. Queste sono le app mobili Eversense. Questo è il, diciamo, quello che noi vediamo, quello che ha fatto vedere il dottore, quindi con la glicemia, le effetti di tendenze, la curva dei dati glicemici. Nel caso dell'Eversense è richiesta due calibrazioni al giorno, però vi dico che da ottobre viene richiesto una sola calibrazione al giorno. Allora, questo in pratica secondo me può essere anche un vantaggio, il fatto di farsi una calibrazione due. Allora, il sensore richiede due calibrazioni, generalmente vengono fatte quando la glicemia è stabile, quindi si preferisce sempre la mattina o anche in tardi pomeriggio, non quando bisogna fare insulina o qualcos'altro, quando la glicemia varia. Allora, serve in pratica questa calibrazione per far sì di tarare il sensore, far sì che il sensore lavori correttamente nell'arco delle 24 ore e nei 180 giorni, perché se noi non calibriamo il sensore non sappiamo come sta andando, come sta lavorando. Noi molto spesso ci affidiamo dei sensori che durano 10-14 giorni, però non sappiamo se il sensore sta lavorando correttamente. Il fatto di fare una calibrazione, potete fare anche un confronto tra quello che dice il glucometro e quello che dice poi il dato del sensore. Ci sono poi una serie di app che mi permettono di mettere in condivisione altre persone, fino a un massimo di 5 persone, con l'utente che utilizza l'Eversense. Allora, questo in pratica parla di accuratezza, c'è una marcia di 9,4, ma principalmente, come diceva anche il dottor Daniele Pantaleo, il fatto di avere un sistema, un sensore a fluorescenza e non in carica enzimatica fa sì che questo tipo di sensore non ha interferenze con il paracetamolo, con la vitamina in carica C, quindi se assumete queste sostanze non avrete dei dati errati. Qui invece si parla del cerotto, ma voi è capitato qualche reazione allergica a qualcosa? Al cerotto? Spazio di tema. Allora, noi molto spesso capita di avere pazienti che hanno utilizzato altri tipi di sensori, che hanno avuto in pratica allergia ai sensori e passano all'Eversense. Proprio perché l'Eversense utilizza dei cerotti che sono dei cerotti non aggressivi, perché non hanno la necessità di mantenere il sensore 15 giorni bloccato sul braccio, ma sono in carica dei semplici cerotti a silicone che si strappano facilmente. Ogni giorno viene consigliato di cambiare il cerotto, quindi togliere il trasmettitore, mettere un cerotto in sacca nuovo, pulire la parte dove si ha il trasmettitore, e questo sicuramente evita allergie, glicemie e quant'altro. In conclusione si può dire che l'Eversense è il primo e unico CGM che dura mesi, anziché giorni, è il primo e unico sensore impiantabile, ha un trasmettitore rivolgibile, quindi in determinate situazioni avete la libertà di poterlo togliere, quindi diciamo chi fa attività sportiva o ci sono dei momenti della giornata in cui si vuole avere un po' più di privacy e quant'altro, hai la possibilità di toglierlo il trasmettitore. Poi si riprende un nuovo cerotto, si mette sopra e si continua normalmente. È compatibile con la risonanza magnetica, quindi se dovete fare risonanza magnetica non dovete togliere il sensore, ma dovete solamente eliminare il trasmettitore, poi prendete un altro cerotto e lo mettete sopra. Il primo e unico sistema con avvisi con vibrazioni sul corpo, che vi avvisa se avete un'ipoglicemia o un'iperglicemia, e poi la cosa anche importante è adesivi dedicati sulla pelle. Questo è in pratica quello che avviene in ambulatorio, quando in pratica bisogna fare un impianto di Eversense. È come se si va dal dentista, non è più di tanto.
si fa in pratica un taglietto di 5 mm, che in pratica è quanto un uso, non uno che si fa, 5 mm. Si fa della lidocaina, quindi si fa un'anestesia locale. Si crea con degli strumenti che noi diamo al nostro in pratica medico, una piccola tasca sottocutanea sopra la parte superiore del braccio e si inserisce il sensore. Dopodiché l'incisione non vengono usati dei punti di sutura, ma vengono utilizzati delle semplici seri strip, dei serottini, e questi serottini poi cadono dopo 5-6 giorni, cadono, quindi voi non vedete niente dopo. Idem la rimozione del sensore. Dopo 180 giorni viene fatta una nuova incisione, sempre con anestesia in pratica locale, tramite delle pinze chiliche viene eliminato e viene fatto in pratica un regolamento del servizio. L'impianto successivo il medico lo fa sul braccio, sull'altro braccio, quindi se l'impianto è avvenuto in pratica a sinistra, l'impianto successivo viene fatto in pratica a destra. Questo è il campo del senso. Chi l'ha utilizzato? L'ha utilizzato. Perché ne parlano tutti male? Allora, non è che ne parlo. Mi ha detto che comunque si è trovato malissimo. Nel senso di che me la mettiamo al medico, poi quando ci andava una volta dice uno ma si è trovato, allora, sì. Allora, il problema fondamentale uno che attualmente noi abbiamo bisogno di comunicare con qualcosa, con un trasmettere, con un microinfusore. Questo diciamo, la maggior parte dei ragazzi cercano questo e ci stiamo arrivando. Il fatto dell'impianto è quello, diciamo, è tutto. Attualmente noi ci affidiamo a delle persone, anche dei chirurghi fuori, esterni, che sono certificati da noi, che sono abituati a fare impianto e schianto, che fanno quasi una al giorno, impianto e schianto al giorno, che non devono creare dei traumi al paziente. Il paziente non deve sentire dolore, perché il fatto di sentire, cioè, avere un trauma di questo tipo fa sì che le persone lo abbandoni. Quello sì. Quindi se uno l'abbandona o il medico non è stato in grado di fare l'impianto e schianto in maniera corretta, quello è. È caso tuo? No, non è perché? Non volevo più. E quanti anni restavo, no? Quanti anni hai avuto le persone? Non è vero. E poi ti spettava, io non sento solo uno che si spettava, già gli altri non accettano che non hanno accettato. Ok, allora. I pazienti generalmente hanno le persone, è normale, 2-3 anni. Poi secondo me anche fisiologico, che uno, grazie a Dio, ci sono altre tecnologie, che fa sì che il paziente, voi ragazzi, potete cambiare. Cioè, io quello che ho visto, che il paziente con le vertenze dura 3 anni, 4 anni, sta con le vertenze. Poi secondo me è una cosa fisiologica, che dopo un po' vuole fare una pausa e andare, diciamo, di tutto il vento. Ma si toglie anche dopo un anno e mezzo, ma si toglie. No, io non ho avuto le si toglie. Ci sono poi tanti pazienti che hanno avuto gli sensori tradizionali che poi sono andati all'esercizio per il motivo che dicevo, il fatto di Cerotti, che per la situazione si staccava, oppure non si fidavano del dato. Molti sono andati in quello. Se io non so sul dato tutti si fidano delle sensi. Il terzo poi è durato meno. Allora quello poi è un fatto che dura, noi non diciamo che dura 180 giorni, dura fino a 180 giorni, fino a quando l'app ci dice che il sensore sta per terminare, significa da quando l'abbiamo impiantato a quando, anche se non sono 180 giorni, il sensore ha lavorato in maniera corretta, i dati che ha dato sono questi. Se noi facessimo in modo che il sensore continuasse di per sé a 180 giorni, potresti poi l'ultimo mese mi dava di sbagliato, che era anche un fatto di garanzia.
qualche domanda? No, l'unico fatto è quello della non comunicabilità con l'erogazione. Io lo metterei subito perché non voglio iniziare a cambiare un po' di forma. Mi faccio forte, non stare preoccupato, un sudore, un sacco. Mettere del tocco. Allora, ci stiamo arrivando. Ci sono le vie, anche le vie traverse che si può, infatti con il microindicatore del collega, che diciamo, anche se non in maniera giusta, ma connettere i due dispositivi. Voi avete qua il collega, potete parlarci e tutto, perché lui sa proprio mettere in connessione le versenze col suo pratica microistruttore, oppure parlatene con il medico. Allora non è una via ufficiale, però tanti, diciamo che tanti pazienti sanno come mettere in connessione le versenze con il microistruttore. È semplice, veramente semplice. Però la cosa che adesso non mi farebbe cambiare rispetto alla Medtronic, il fatto che questo era di notte automaticamente, io di notte non sento gli allarmi, il fatto che lui automaticamente mi riporta l'incendio ad un valore in target, purtroppo non. Quando ci sarà questo magari. Ma io neanche di realtà, già presento, sono Gerardo Cappiello della Pinto, non che cavia, perché sono diabetico come voi. Certo, quindi il discorso bene qual è la condizione. No, allora il sistema di traduzione con l'Everfence è attraverso il microinfusore Dana, non so. Gerardo, c'è un accento, lui è l'accessore. Sì, come no? Lo sentite ma non lo vedete, eh? Lo sentite ma non lo possiamo vedere. Possiamo procedere? Sì, di qua lo sentite ma non. Non lo vediamo. Allora, settore si in linea? Ci siamo? Si sente? Sì, ma non c'è lui, ha staccato l'audio lui. Quando il messaggio che attiva l'audio. Non lo vediamo, ma lo sentiamo. L'unica cosa che posso fargli è. Non si è mai provato a metterlo sul glutino. Ok, ci sei, quando ti metto in diretta, stanno aspettando. Attiva di l'audio tua? Se non danno l'autorizzazione, qualcuno lo fa sulla pancia. Ah, l'orso sia il video che l'audio. È una cosa che la fa qualcuno, però non l'autorizziamo. Ma dimmi, metti il video. Rientra, ok, a posto, attiva di audio però, aspetta che viene finito, rientra di nuovo, poi è saltato a noi, è stato un periodo che abbiamo vissuto, saltavano, chi sei, attiva di l'audio, aspetta, non tocca niente, disattivato, aspetta un attimo. Attiva il microfono, attivalo tu. Alessandro, attiva l'audio, pure io non lo posso fare. Come lo puoi fare? Io di qua non ho accesso al pannello, tu lo devi attivare, io ce l'ho bene, non mi fa fare niente a me. Perché? Il fatto che si continua e c'è problemi. Non viene dato muletto come poi è dato da qualcun altro, è diverso, non è una cosa spontaneo. Dobbiamo chiamare e facciamo la voce di notte. Sì, dai, vogliamo così diretto, dai. Facciamo, ad oggi, vabbè, la facciamo. Da farlo con il microfono di giù, non stiamo parlando di con il microfono è basso. Ma che ci sono?
Allora ci siamo, siamo riusciti in qualche modo, ci colleghiamo attraverso una chiamata con la telecamera, Alessandro Dellino, a cui facciamo comunque un applauso per essere in qualche modo qui con noi. Ciao Alessandro! Grazie Alessandro, so che sei super impegnato e quindi e per questo ti ringraziamo tantissimo. Buon lavoro per tutto, grazie, ciao. Perfetto, grazie, possiamo riprendere. Va bene, io ti saluto. Che significato ha che la vita mia si fa influenzare, cioè che
però diciamo c'è una reazione che avviene secondo gli enzimi, ciò che non avviene con la fluorescenza, che è completamente sì, un'operazione di lettura, ma che noi abbiamo anche su molti glucometri in realtà. I glucometri hanno una metodica estimatica, una metodica erotica, la vitamina C, il paracetamolo, possono determinare nella scolazione. I sensori tradizionali sassucani, questi a maggior parte, tranne le emergenze che è una metodica completamente diversa, è un sistema proprio enzimatico, scritto da studi, comunque, a livello della biochimica e tutto. Che queste sostanze qua, il paracetamolo, la vitamina C, anche altre tipologie, altro il valore di genere, quindi molto probabilmente se si assume per un periodo il paracetamolo, i valori che si leggono non sono usati da corretti, non sono corretti. Il sistema fluorescenza è completamente diverso, perché non è un sistema elettrochimico, non è un sistema enzimatico, ma si tratta poi di una sostanza fluorescente che si colora, diciamo, invece una fluorescenza in base alla quantità di glucosio in un piccolo. Però tutti gli studi hanno dimostrato questo, il paracetamolo, i dati non sono molto spesso per i piedi. Ma quello capita anche con il glucometro, anche con il glucometro. Sulla biochimica è puntata più intensiva, però è dimostrato da sé. Grazie ragazzi, buon campo scuola, ci vediamo domani in Sicilia, con le Bermuda, il tradito. Sono presente per innanzitutto per questa ottima spiegazione, mi hai quasi convinto. Quasi. No, la nostra paura è tratti per il con un litro, 73 che potrebbero essere, per i vantaggi che ti sono di avere 6 mesi un sensore che in pratica non devi cambiarlo sempre, il fatto di poterselo staccare quando non hai voglia, di andare a mare se lo puoi togliere, questo diciamo è una libertà, come no, come non so, per il bambino, per il bambino, per il bambino, per il io spero di avere domani il caro voglio con un migliore, perché tutti vogliono quello, ma anche i pazienti che hanno gli altri, adesso vogliono questo. Ma anche nei molti pazienti che hanno l'indice con gli sensori, con le sensi possegge, comunicate con loro, è eccezionale. Il problema che gli pianto molto poco è il problema, giocate i casi, però è un problema che gli faccio forse il gioco, ci sta forse anche un medico che non fa il piano, non si deve fare questo tagliente di 5 milioni, però io faccio il piano e continuo da 3 anni a fare gli impianti di recente, e quest'anno senza recente per loro è la fine. Mi trovo a Padova, mi sono ancora più lontano. Il problema del fatto di fare questo piano, Domani c'è una maratona di 50 km. Io non voglio la prima volta. No, io vengo. Grazie.
Ciao Pasqualino, ciao Milena. Grazie mille. Grazie domani. Allora, stavamo dicendo una cosa. Voi per la patente e soprattutto Samuele Cominizzo, e mi ha dato un compito che è quello del sistema integrato. Guardandoci tutti abbiamo un sistema integrato, sul BIM e sul Metrotronic, e io personalmente utilizzo APS, non so se ne avete mai sentito parlare, che è Artificial Function System, è un'applicazione open source creata e gestita da patenti. Vi spiego un po' che cos'è questa applicazione. L'applicazione nasce nell'anno 2016 da un papà per rendere la vita più semplice alla propria bambina. Già torna qualcosina. No, quello del Dana, che è questo microinfusore. L'applicazione che cosa fa? Insieme a un sensore di vento, che può essere l'Eversense, in questo caso, ma qualsiasi altro sensore di vento, attraverso un'applicazione va a modulare la basale. L'applicazione APS lavora su quella che è la basale, quindi porta l'aumento della basale fino all'800% o alla riduzione e alla sospensione. L'applicazione si personalizza sul paziente. Perché questo? Perché l'applicazione, per poter funzionare, oltre alla basale, ha bisogno di quello che è il fattore carboidrati e il fattore sensibilità, ma soprattutto un target di tempo per poter lavorare. L'applicazione dà la possibilità di creare fino a 24 target di tempo. Che cosa voglio dire? Per ogni singola ora creare un target glicemico. L'applicazione elabora quello che è il dato glicemico ed elabora la variazione di basale da inviare al microinfusore. Perché non si lavora con microbolo? Perché il microbolo, una volta fatto, non si può togliere. A differenza della basale, che viene aumentata, la si può togliere riportandola a zero. Quindi si va in compensazione. Infatti l'applicazione è in attesa di certificazione dall'FDA. In Italia, io sono stato il primo paziente in Italia ad utilizzarla, abbiamo fatto due studi, uno con l'Università di Chieti, il professor Conto di Monte, se l'hai mai sentito nominare, e uno con un dottore di Palermo. Abbiamo fatto proprio degli studi per la certificazione FDA dell'applicazione. L'applicazione in questo momento, come vi ho detto, lavora con quelli che sono i sensori glicemici e lavora con questo microinfusore, che è uno tra i più piccolini, come avete notato, ed è l'unico che può essere gestito in questo momento dallo smartphone. Quindi il paziente, che è brutto dirlo, cioè noi diabetici, non abbiamo l'esigenza di prendere un microinfusore in mano, ma attraverso il proprio cellulare andiamo a lavorare su quelle che sono le nostre glicemie. Io non vi ho annoiato con quelle che sono presentazioni e quant'altro, perché sennò non ce ne siamo più. Però vi invito, se avete qualche domanda, a farmela tranquillamente, ma con voi volevo creare un po' più, un attimino, un rapporto più conviviale. Infatti Samuele mi sta guardando male, perché è pronto il catering. Quindi ci spostiamo verso il catering e lì ci facciamo una chiacchierata anche sui dispositivi. Vi invito però a pensarci, perché io domani con voi farò la passeggiata. No, siamo là, Giulia. Quindi possiamo un po' mettere a confronto anche quelli che sono i sistemi e darci uno sguardo su tutti. Va bene? State lì, a mangiare. Grazie per l'attenzione, ragazzi. Domani eventualmente facciamo il film di quelli che fanno. Perfetto, grazie a tutti e adesso ci vediamo.